Salve a tutti, io sono EricSniper72 e oggi siamo in un nuovo video di Farming Simulator. Come potete vedere qui i campi sono pronti per la raccolta e nel campo 19 ci ho seminato il mais, sì. Poi qui al biogas ho raccolto, come ho detto nello scorso episodio, il resto dell'erba e ora abbiamo 230.000 230.000 di pula. Fantastico. Quindi dobbiamo compattare il silos e poi possiamo mettere a fermentare. Adesso io lo compatto, giusto facciamo veloce e ci vediamo direttamente tra poco. Allora ragazzi, ho compattato tutto, ho dovuto fare questo obbrobrio, però è stata la scelta migliore perché se no non ce l'avrei fatta a coprire tutto. Quindi io direi subito di coprire il silo tra 3, 2, 1, boom. Ok, basterà mandare poi il tempo un po' in avanti e il silo sarà pronto. Adesso dobbiamo lavorare un po' i campi. Ho deciso di iniziare a mettere da parte semi, iniziare a fare balle affittando tutti i macchinari. Per prendere le mucche, che le mucche fanno guadagnare molto. I maiali li trovo abbastanza inutili. E quindi, prima di iniziare a lavorare, vorrei andare a fare una visitina dalle pecore. Allora, voglio vedere anche a quanto sta la lana. A 9200. Ok, allora è abbastanza poco, quindi aspettiamo, facciamo ancora un po' di lana e vediamo se aumenta il prezzo almeno a 10.000, 12.000. Ora era anche in calo e poi iniziamo a vendere le balle. Sì, le balle. E poi iniziamo a vendere anche la lana. Come potete vedere, ho scaricato un po' di mod come questa pala universale qui. È abbastanza comoda. Scaricato altre pale, ho scaricato un bel po' di mod, anche diciamo il pack per le mietitrebbie fente. Ok, puliamo le pecore, perfetto. Vediamo di dargli un po' da mangiare, un po' da bere. Ok. Allora, prima di iniziare a raccogliere, mi sono reso conto di una cosa, ovvero che manca la lama per raccogliere il mais e la devo andare a comprare. Quindi ora la comprerò, porterò in fattoria e ci vediamo dopo. Ok, siamo arrivati, abbiamo portato la mietitrebbia. Gli ho comprato una lama cappello da 6 metri che mi è costata 36.000 dollari. E poi mentre stavo arrivando mi sono reso conto che le previsioni meteo prevedono neve. Bene o male so che non dura molto, dura poco perché l'ho già provata in un altro mio salvataggio, quindi fantastico. Io intanto che lascio un attimo l'operaio e metto a lavorare l'altra trebbia. Continuiamo a lavorare. Oh, che bello. Comunque riempie abbastanza velocemente il mais. Non me l'aspettavo. Allora, già noi ne abbiamo un po' dentro il silos. Non credo che le mucche richiedano mais. Ma lo possiamo mettere da parte o per venderlo e guadagnarci un po' di soldi, oppure tranquillamente ce lo teniamo nel silos ancora per un bel po' di tempo e ci prepariamo ai maiali, anche se sono abbastanza inutili. Ok. Allora, io stavo pensando, appunto che ho lasciato l'altra mietitrebbia lavorare, poi è frumento, quindi si può fare. Si può lasciare l'andana paglia e quindi fare la paglia.
ho lasciato fare la paglia, così poi affitterò i mezzi e farò le balle. Voglio fare le balle rotonde, se è più scomodo l'attrezzo, però costa di meno da affittare, quindi è migliore. Ci faccio le balle rotonde e chi si è visto si è visto. Poi ho già in mente che i cassoni, non è un cassone, è un carrellino, che carrello comprare per trasportare le balle dalla fattoria alle mucche. E poi dovremo fare anche le balle di erba. E quelle là le posso fare tranquillamente dal camposette. Affitto sempre l'attrezzatura per fare la paglia, non la paglia, l'erba, e mi sto confondendo un sacco quest'oggi, e forse perché avrò fatto il vaccino e sto per morire. Allora, stavo dicendo che si può fare tranquillamente dal camposette l'erba. E ci posso fare le balle di erba con cui poi posso fare il cibo energetico per le mucche, che secondo me basta solo il cibo energetico e un po' di paglia e le mucche stanno bene, e ovviamente l'acqua. Poi mi sa che per fare il cibo energetico serve anche il fieno, mi devo informare perché le mucche no, anche in un altro salvataggio mi sto preparando a farle e più non so come funziona, quindi devo imparare. Oh, presto inizierò a comprare anche nuovi campi e poi voglio fare questa sfida di riempire tutti i silos con tutti i tipi di colture possibili che posso fare e riempirle a 100.000 litri, poi andare a vendere tutte e guadagnare la marea di soldi. Adesso scarichiamo. Ok. Scarichiamo la mietitrebbia che sta raccogliendo il mais e continuiamo. Ok, continuiamo a raccogliere. Intanto sono andata a scaricare anche l'altra trebbia che era piena. Ah, mi sono dimenticato di dire una cosa. Sto iniziando ad editare i video con Sony Vegas Pro 14. Devo ancora imparare ad usarlo bene. Quindi per questi primi video che sto iniziando ad editare con Sony Vegas, scusatemi se i tagli li farò un po' male, è perché ci devo ancora fare la mano. Poi con il mio carissimo amico Dante Sbete sto iniziando a imparare un po' di come funziona Sony Vegas, mi ha spiegato da Skype come fare i tagli e presto mi dovrà spiegare tante altre cose perché io ho tante domande. Poi come lo scorso ho iniziato a montare con Sony Vegas, lo scorso video di Farming Simulator, l'ultimo video che ho caricato, infatti anche la copertina ho iniziato a fare con lo stesso Valtra che ho io, bianco tra l'altro. Ho trovato questa immagine su internet, fantastico. Sbagliato. E ho iniziato a fare le copertine da Paint che si trova tranquillamente sul computer senza scaricarlo. Ovviamente non è tanto, diciamo, tanto strutturato e tanto migliore come Paint Shop Pro 7 che usa Dante Sbete, e devo provare a scaricarlo anch'io, però bene o male andiamo avanti. Poi questo campo ho intenzione di coltivarlo e disseminarci i girasoli, magari proprio per fare quella sfida che ho citato prima dei 100.000 litri di ogni coltura nei silos e si può fare tranquillamente. Ok ragazzi, ho finito di trebbiare il campo 19 seminato con il mais.
Questo episodio credo che durerà nemmeno tanto come gli altri, perché appunto non è un episodio molto importante, è un episodio diciamo di lavoro così. Presto inizierò a ricaricare già un po' più di video, in questi giorni proprio zero voglia. E poi anche con il fatto che sono in Vegas per renderizzare ci mette 40 anni, no, non è come da Share Factory che ci metteva 5 minuti con un video da 15 minuti. Va bene ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate like, se volete iscrivetevi, commentate e noi ci vediamo al prossimo video. Bella!